in viaggio fra le meraviglie dell'entroterra provinciale. In viaggio accompagnati dall'occhio delle telecamere di Rossini TV e dalla guida della conduzione dell'ambasciatrice dell'enogastronomia Nicoletta Tagliabracci. Mercoledì 17 novembre sul canale 633 del Digitale Terrestre si parte per il Green Tour. Si parte con il nuovo programma di Rossini TV alla scoperta di storia, paesaggi e sapori del nostro entroterra. La prima puntata alle 21.20 sarà dedicata a Monbaroccio e poi ancora Gradara, Cantiano, Vallefoglia, Montelabate, Mondavio, Isola del Piano. Sei puntate per sei mercoledì fino a Natale in un viaggio nella provincia che poi riprenderà nel 2022. Green Tour di Rossini TV è stata battezzata oggi nella sede della provincia fra l'applauso delle amministrazioni e delle aziende che hanno sposato questo progetto. Un programma che ha avuto il patrocinio della provincia di Pesaro Urbino. Siamo qui con il presidente, grazie mille per aver supportato questo progetto. Lei, Peppino, ha supportato il progetto anche perché è sindaco di Isola del Piano e Isola del Piano sarà la puntata che andrà in onda appunto a dicembre. Io ho accettato subito, a prescindere che ci fosse Isola del Piano, perché l'idea è magnifica, l'idea è stupenda e solo, come ti ho già detto, solo delle persone che hanno a cuore il territorio nelle sue sfaccettature, nelle sue più diverse sfaccettature, che partono dall'agroalimentare fino alle bellezze paesaggistiche architettoniche. E poi, grazie a Veronica e grazie a Nicoletta per la sua formazione anche culturale di ambasciatore territoriale dell'enogastronomia, Veronica per le bellissime riprese che ha fatto dall'alto, per esempio vedere oggi in anteprima alcune riprese di Isola del Piano e di altri paesi come Gradara, Monbaroccio eccetera, ripresi dall'alto, è qualcosa di fantastico, ti fa vedere il tuo territorio, la tua provincia da un altro punto di vista, che secondo me è molto importante. Green Tour è stato realizzato grazie all'importante contributo della Banca di Pesaro, l'unica banca del nostro territorio che appoggia iniziative importanti a livello sociale e di informazione come questa, quindi grazie mille a Paolo Benedetti. Intanto voglio ringraziare te per l'opportunità che ci dai sempre di partecipare a questi eventi che fai veramente in maniera con un valore aggiunto per le comunità e non si fermano su delle cose abbastanza o pubblicitarie o di comunicazione, ma veramente vai a scavare dove ci sono le notizie e soprattutto valori aggiunti per la cittadinanza. In conferenza si diceva che bisogna metterci la faccia e la faccia bisogna che necessariamente la Banca di Pesaro ce la deve mettere, soprattutto in queste situazioni in cui ci riconosciamo, ci vogliamo riconoscere, sicuramente ci riconosceremo sempre più in futuro. Stiamo rafforzando la nostra presenza sul territorio grazie anche alla presenza di una capogruppo che all'inizio poteva sembrare un po' scomoda e che invece si sta rilevando di fondamentale importanza per gli scenari futuri dell'istituto. E quindi quando vengono proposte queste cose la banca deve esserci. Chiaramente, come dicevo, bisogna fare molta attenzione poi a selezionare bene i progetti, perché poi ogni progetto deve essere un ritorno, non solo economico assolutamente, ma un ritorno che contribuisca a migliorare i territori. Veramente hai fatto vedere delle immagini veloci, anzi invito tutti a vedere i servizi che sono stati fatti veramente in maniera professionale. Da Emanuela non avevo dubbi che il lavoro non riuscisse, ma anche con delle sue collaboratrici veramente sono andati in profondità e vedrete che troverete anche delle belle sorprese o delle conferme sui territori che sono veramente stupendi dove noi viviamo. L'altra cosa importante, ho visto che ci sono comuni in cui la nostra banca è presente con le filiali e questo significa che la banca c'è. E c'era uno slogan, no? Vi ricordate, adesso poi è andato anche ieri, ha smesso di correre Valentino Cei, voglio dire la banca del territorio c'è veramente e siamo pronti a supportare ogni iniziativa valida e soprattutto a continuare a finanziare le imprese e a distribuire raccolta e servizi in maniera adeguata alla cittadinanza.